Ancora tanti errori in Puglia, terzo KO stagionale, secondo consecutivo, e di fronte non c'era la corazzata Catanzaro ma la Virtus Francavilla. In realtà sotto il profilo del gioco prestazione all'altezza ma senza il conforto del risultato, ovvero la cosa più importante. Per questo rimpianti enormi. Di certo la migliore prova dell'ultimo periodo, specie nel primo tempo, intensità, manovra fluida e veloce, baricentro alto, sono però mancate lucidità e cattiveria in zona gol, soprattutto i tanti errori nelle retrovie. Si tratta per lo più di sviste individuali. Stanno diventando una pericolosa costante. Nelle ultime tre partite incassati 8 gol, tanti quanti subiti nelle prime 13 gare. Decisamente troppi per una squadra che si è sempre caratterizzata e contraddistinta per solidità. Comincia a destare qualche preoccupazione, peraltro fondata, il numero di reti subite su palla inattiva, già 4 contro Tur Catanzaro e appunto Virtus Francavilla. Protagonista Cassio Cardoselli, scuola Lazio, classe 98, già a segno contro il Pescara nelle immagini con la maglia dell'Entella 2 anni fa, primo ed unico gol in Serie B, addirittura 2 nel match testé consegnato agli archivi, ma anche lo zampino in occasione del tris di Patierno con l'evidente compartecipazione di Plizzari. Per i biancazzurri insomma il primo momento complicato della stagione. L'imperativo è ricompattarsi.